risultato atteso da tempo. Abbiamo voluto fortemente come amministrazione comunale, pertanto ringraziamo la TUA, che è il soggetto attuatore dell'intervento, per aver rispettato anche la tempistica prevista dal progetto. Entro la fine di quest'anno quindi si è arrivati alla aggiudicazione dei lavori, e quindi da gennaio si potrà partire. È un risultato importante che affonda le sue radici nel finanziamento del Masterplan, 562.000 euro da parte della Giunta d'Alfonso, quindi un intervento lungimirante allora, che è stato concretizzato con l'attuale Giunta regionale e con la TUA nel dialogo costante con il Comune. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo approvato il progetto esecutivo a maggio, e l'obiettivo di restituire alla città capoluogo un'autostazione degna appunto di Teramo, quindi si è ripristinato il decoro, si è ripristinata la funzionalità anche sotto l'aspetto energetico, e diventi veramente un hub infrastrutturale della mobilità sostenibile della città, che dialoga con gli altri spazi. Penso in particolare alla riqualificazione della stazione ferroviaria, che abbiamo ottenuto con i fondi del PNRR, insieme ad RFI ovviamente, e alla riqualificazione del parco fluviale, nell'attesa che si arrivi ad avviare prima possibile il cantiere dell'ex ospedale psichiatrico, la Cittadella della Cultura, che costituisce ovviamente un punto di riferimento fondamentale per la nostra città. È una struttura che prevede 14 stalli, abbattimento di barriere architettoniche, quindi percorsi loggers per le persone non vedenti o scarsamente vedenti, e scivoli e passaggi pedonali per le persone con disabilità o che hanno scarsa difficoltà sulla movimentazione, e soprattutto una ristrutturazione del fabbricato, quindi una previsione di opere interne con la rivisitazione del bar, della biglietteria e dei servizi igienici, quindi del blocco servizi, e poi l'integrazione del piazzale con le piste ciclabili, quindi un'opera diciamo moderna che guarda al futuro. Quando considerate di iniziare? Ci saranno 180 giorni poi di tempo teoricamente per finire l'opera, giusto? Sì, esattamente. Noi pensiamo di partire, spero subito, ci dobbiamo sentire con l'amministrazione, ma entro credo con l'amministrazione e con l'impresa, e credo che entro il mese di gennaio si possano definire tutti gli ambiti operativi per poi partire con l'esecuzione. E voi siete soggetto attuatore, la TUA è soggetto attuatore, e poi però sarà un'opera che resterà alla città, come ha detto. Sì, allora il finanziamento rientra in un finanziamento di 5 milioni del Master Plan Patto per il Sud, che riguarda le autostazioni, quindi in ambito trasportistico. Sul territorio di Teramo c'è stata la realizzazione dell'autostazione di Mosciano e di questa di Teramo, non solo, anche le paline poi sul territorio, quella che riguarda la parte del territorio teramano. È un'opera che la TUA realizza come soggetto attuatore, quindi si è fatta promotore con la regione di questa attività. La gestisce fino all'ultimazione dei lavori, poi passerà il testimone al Comune di Teramo, che sarà poi il soggetto che ne dovrà gestire l'intera struttura.